Amici di Calcio Napoli 24 TV, buongiorno e benvenuti alla diretta video dell'allenamento di oggi, martedì 2 agosto 2022, giorno 11 del ritiro 2022 di Castel di Sangro della SSC Napoli, l'allenamento che avrà inizio tra pochi minuti. Ci sono già alcuni giocatori nella palestra all'esterno del terreno di gioco dello Stadio Patini. Buongiorno da Claudio Russo, con me ci sono Lorenzo Soriagnello e Marco Lombardi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E allora, seduta mattutina molto tranquilla dopo l'allenamento di ieri congiunto tra il Napoli e il Castel di Sangro. Un ringraziamento anche ad Emanuele Bernardo in cabina di regia, Rosario Maggio e Danilo D'Angelo, operatori di ripresa. Dicevamo, ieri partitella tra il Napoli ed il Castel di Sangro, spazio per chi ha giocato di meno, è chiaramente l'occasione per far sgranchire le gambe un po' a chi aveva trovato meno spazio nelle prime due amichevoli estive. Marco. Assolutamente sì, si sono messi in mostra soprattutto Matias Oliveira, Alessio Zerbin e Adam Onas, soprattutto il terzino uruguaiano ha avuto parecchie occasioni, oltre a segnare ha avuto anche parecchie occasioni di mettersi in luce e di mettere poi minuti nelle gambe. Stesso discorso per Adam Onas, autore di una doppietta, mentre Zerbin anche è stato fra i protagonisti in positivo di questa partita contro il Castel di Sangro, durata 60 minuti, terminata 8-0 per gli azzurri. Quindi l'intento di Spalletti era quello di dare minutaggio e intesa fra di loro a chi non aveva giocato e chi aveva giocato meno nelle scorse due amichevoli contro la Dana e Maiorca. Quindi c'è riuscito il tecnico partenopeo, che aveva fatto questa richiesta espressa proprio domenica pomeriggio. Entrano in campo i portieri del Napoli con Alex Meret e Nikita Contini, seguiti da Davide Marfella e da Hubert Idasiak, che porta avanti il sacco con i palloni. In questo momento però è a bordo campo. Nel frattempo stiamo trasmettendo grazie a Emanuele Bernardo anche gli highlights della partita tra Napoli e Castel di Sangro. I portieri che si alleneranno nell'angolo alla nostra sinistra del campo, con le mini porte e dei cerchi a terra, probabilmente degli esercizi sulle parate in tuffo. Alla nostra destra ci sono degli ostacoli bassi per l'attivazione muscolare per i calciatori. In mezzo al campo ci sono dei cinesini, da capire poi per cosa saranno utilizzati. Ieri, Lorenzo, l'affetto dei tifosi per i 96 anni del Napoli, con tanto di cori pro SSC Napoli davanti all'Hotel degli Azzurri. Sì, sì, si è manifestato ieri, una notizia un po' a sorpresa, non era stato annunciato. Poi in serata si è diffusa la notizia che alcuni ultras del Napoli, erano circa un centinaio, sono arrivati in macchina e sono andati via poi subito dopo, solo per fare gli auguri al Napoli. Quindi si sono riversati all'esterno dell'Aquamontis Resort, l'hotel dove alloggia il Napoli, e sono rimasti almeno un'ora, hanno acceso fumogeni, hanno cantato dei cori, tutto a sostegno per la squadra. Qualcuno forse si aspettava una contestazione, ma l'obiettivo non era quello. Il blitz dei tifosi era appunto un modo per augurare un buon compleanno alla società sportiva Calcio Napoli, che ieri ha compiuto 96 anni. Insomma, è stato un bel momento, la prima volta che gli ultras sono qui a sostenere la squadra, non si sono fatti vedere a Di Maro e invece li abbiamo visti ieri sera. È assolutamente sì. Nel frattempo, caro Marco Lombardi, presenze oggi allo Stadio Patini, vediamo il settore dei distinti che continua a riempirsi. Sì, assolutamente. La bella giornata aiuta le presenze. La bella giornata aiuta anche il fatto che ormai siamo al 2 di agosto, quindi magari più persone sono in ferie. Credo che il settore distinti possa riempirsi quasi per il 60% quest'oggi, quindi, perché vedo che già quasi tutti i posti della parte centrale e la parte sinistra sono occupati, continuano ad entrare altri tifosi, probabile che magari molti abbiano scelto anche di fare una o due giorni fra oggi e domani, perché ricordiamo, Claudio, che domani c'è la terza amichevole del Napoli ad un orario diverso rispetto a quelle precedenti, che magari faciliterà l'andare e il venire in giornata per assistere alla partita, perché ricordiamo, domani Napoli-Girona ore 18:30 allo Stadio Patini, e noi vi racconteremo tutto già dalle ore 17:30 con il nostro lungo prepartito. Assolutamente sì, peraltro il Napoli ha cambiato
l'ultima settimana di allenamenti qui a Castel di Sangro. Vi ricordiamo il programma: oggi previsto allenamento mattutino in diretta, video open al pubblico alle ore 17.30, seduta a porte chiuse alle 17.30, domani un altro allenamento a porte chiuse, la rifinitura alle ore 10 e l'amichevole, come diceva Marco prima, Napoli-Girona alle ore 18.30. Giovedì 4 la mattina la squadra si riposerà e sosterrà invece un allenamento aperto al pubblico alle ore 17.30. Venerdì e sabato non ci sarà il pubblico qui allo Stadio Patini, perché ci saranno due sedute a porte chiuse, mentre nel pomeriggio venerdì ci sarà l'ultimo allenamento alle ore 17.30, sabato 6 l'amichevole di chiusura, ritiro contro gli spagnoli dell'Espagnol. Possiamo dirvi che il Girona arriverà stasera, in tarda serata, a Castel di Sangro, questione di sostanzialmente di voli, e è chiaro che magari nella partita di domani la squadra spagnola neopromossa in Liga possa risentire un po' delle fatiche del viaggio. Non è semplicissimo. Il Girona, che peraltro poi tornerà subito in Spagna a seguito del match, Marco. Assolutamente, sabato è prevista anche la gara contro il Bolivar per il Girona, e ricordiamo che nel club, appunto, che domani affronterà il Napoli, c'è un gradito ex azzurro, si tratta di Davide Lopez. Speriamo che possa essere convocato e magari anche diciamo soffermarsi sul suo passato in azzurro. Sicuramente lo vedremo in tal caso, ma va detto, come così come è stato per il Mallorca, questo sarà un impegno abbastanza probante per la squadra di Spalletti, che ora diciamo sta iniziando a carburare appieno, anche se deve comunque cercare di limare molti e molti dettagli, perché ormai il campionato si avvicina, quindi queste ultime due amichevoli sono di fatto un tassello importantissimo in vista della preparazione precampionato, che ripetiamo appunto sta per iniziare il 15 agosto. Ci sarà Verona-Napoli, e qui non si scherza più, perché non sarà più un amichevole, ma ci saranno in palio già i primi tre punti della stagione. Nel frattempo possiamo vedere in questo momento l'allenamento dei portieri del Napoli con il preparatore Alejandro Rosario Lopez. E in cosa consiste questo allenamento? Con il due portieri che si muovono nei quattro cerchi con rapido movimento di piedi, devono arrivare nel cerchio un po' più distante, girare su se stessi e poi sostenere tre parate nel giro di pochi secondi. Prima una parata diretta con i guantoni, con il lancio da parte di un suo compagno di squadra, e poi con il preparatore atletico che gli calcia il pallone prima nella porta più vicina e poi in quella più lontana, con il portiere chiamato a tuffarsi. Alex Meret, Lorenzo, dopo l'incertezza anche contro il Mallorca e le dichiarazioni di Spalletti che dice per ora è il mio portiere, mi sembra molto più in bilico che mai. Sì, tra l'altro anche le notizie di questa mattina parlano ormai del fatto che il Napoli è in chiusura per Kepa, e anche se si parla di un prestito secco, è chiaro che ormai il ciclo di Alex Meret al Napoli è finito. Le dichiarazioni di Spalletti sono state categoriche: non solo ha detto per ora è un portiere del Napoli, ma ha fatto anche dei discorsi legati alla personalità. Ha detto se prendi una spallata e vai a terra è chiaro che non hai la personalità, non hai il carisma. E se Spalletti si è esposto così tanto, vuol dire che stava mandando un segnale alla società che Meret non può essere il portiere titolare del Napoli. Dispiace a tutti, dispiace probabilmente anche alla società che ha investito tanto su di lui, ma è chiaro che adesso il Napoli punterà su un portiere più pronto e speriamo possa essere Kepa. Dovrebbe essere lui, oggi gli agenti potrebbero essere in Italia e quindi siamo alle fasi finali della trattativa. Assolutamente, vi ha raccontato già tutto Riccardo Catapano nella rassegna stampa mattutina. Chiaramente tutte le notizie di mercato le potete trovare su calcionapoli.com.
24. È entrato prima Luciano Spalletti, caro Marco Lombardi, e salutato come sempre col solito calore da parte del pubblico. Assolutamente sì, il mister è sempre ben voluto dai tifosi, con la sua solita canottiera d'oro dove c'è scritto il motto del Napoli, del suo Napoli: sarò con te, tu non devi mollare. Ricordiamo tra l'altro che una piccola nota a margine che era venuta anche fuori nelle ultime ore, ovvero che Spalletti in questo speciale, in questo ritiro a Castel di Sangro, ha deciso di non alloggiare con la squadra nella stessa sede del ritiro. Infatti chissà se ieri ha avuto modo poi di guardare l'arrivo degli ultras con i cori, i fumogeni eccetera, perché appunto ha deciso quest'anno di alloggiare in un albergo nei pressi dello stadio Patini insieme a tutto il suo staff, proprio perché a lui piace stare vicino appunto al campo da gioco dove poi si allena la squadra. Questa è una piccola nota di una curiosità appunto in merito al tecnico toscano, che ci tiene a stare sempre concentrato e con il focus sul campo e sull'allenamento. Prima che vi facciate strani pensieri, Luciano Spalletti con lo staff è con la squadra ogni volta a cena, poi dopo si ritrasferisce qui a Castel di Sangro giusto per una questione di comodità. Nel frattempo la squadra sta per entrare in campo e quindi ci dirigiamo con le immagini su di loro e lasciamo parlare gli applausi del pubblico. Avevate dubbi? Chi è stato il primo giocatore ad essere salutato dal pubblico? Mario Rui, ovviamente, perché il portoghese è diventato un vero e proprio idolo della squadra, dei tifosi della squadra partenopea. Dopo alcune stagioni in cui anzi era anche criticato da molti, negli ultimi 12-18 mesi, Mario Rui, che adesso è anche vice capitano del Napoli, tra l'altro, con Di Lorenzo capitano, e quindi è diventato davvero un idolo indiscusso di tutti coloro i quali appunto sostengono il Napoli. Almeno qui a Castel di Sangro è davvero un plebiscito per Mario Rui, che viene sempre idolatrato e chiamato da tutti a gran voce, sia con il suo nome e cognome, ma anche con il soprannome di Maestro, che è ormai un nomignolo che gli è stato affibbiato dai tifosi sui social e ha preso spunto anche con i tifosi al campo per essere appunto chiamato Maestro, che lui ogni volta ride sempre quando viene chiamato in questo modo. Nel frattempo vi ricordiamo, cari amici di Calcio 24, siamo in diretta sul canale 79 del Digitale Terrestre in Campania, nonché sul nostro canale ufficiale di YouTube, al quale vi invitiamo ad iscrivervi e ad attivare le notifiche per non perdere mai una notizia sulla vostra e la nostra squadra del cuore. Nel frattempo i calciatori azzurri, li potete vedere inquadrati in diretta, svolgono un esercizio di attivazione fisica con gli ostacoli bassi sul terreno di gioco prima poi di dirigersi in campo per la vera e propria esercitazione tecnica. Marco, vediamo una serie di cinesini sotto il settore dei distinti. Cinesini messi in cerchio, suppongo, per come dire, un torello, una specie di torello, posso immaginare. Sì, perché sono disposti a cerchio questi cinesini rossi, e vedo già anche i palloni posizionati di fianco a questo cerchio che è stato creato dai membri dello staff tecnico azzurro. Quindi credo che proprio lì sotto il settore distinti, a pochi passi dai tifosi presenti sugli spalti, ci sarà un esercizio simile ad un torello, comunque, che possa poi magari anche far vedere più da vicino i giocatori ai tifosi, che continuano a riempire in maniera molto molto presente gli spalti del settore distinti. In questo momento solo il lato estremo destro è vuoto, quindi diciamo che più del 70% dei settori distinti è pieno, e ci sono anche circa un 20-30 tifosi in tribuna coperta. Diciamo che ci sono all'incirca, il settore dei distinti è di 1900 posti, e saranno 1500 almeno, nella speranza che possa essere aperto anche una delle due curve per chiaramente
aumentare il sostegno nei confronti della squadra. Nel frattempo anche Luciano Spalletti, proprio in mezzo al gruppo di calciatori che stanno svolgendo l'attivazione fisica, chiaramente ieri abbiamo visto soltanto pochi giocatori in campo: Contini, Marfella, Costanzo, Zanoli, Juan Jesus, Matteo Solivera, Elmas, Gaetano, Zerata, Kaunassa, Mauricio Zerbin. Non c'era Victor Osimhen, sì, che non era proprio presente qui a Castelvisangro. Sì, impegni di marketing, lo abbiamo visto prendere un aereo insieme ad un membro della SSC Napoli che appartiene appunto all'area marketing, era accompagnato anche da un suo amico, e l'abbiamo visto appunto salire su un aereo privato. Doveva rispondere ad impegni di marketing, non è ancora chiaro che tipo di impegni ha dovuto sostenere, e probabilmente lo scopriremo nei prossimi giorni quando salterà fuori quello che è andato a fare. Assolutamente. Nel frattempo la squadra si dirige verso il centro del campo, chiaramente grandi applausi da parte del pubblico presente, e proprio lì l'ultimo a raggiungere il gruppo è proprio Victor Osimhen, davanti a lui Luciano Spalletti e via via tutti gli altri. Supponiamo adesso la squadra si disporrà in linea parallele e distinte per andare ad applaudire i tifosi. Sentiamo il calore. Allora, rientriamo al commento, perché è bello far parlare anche le immagini, il sonoro dei tifosi, il coro, forse uno dei primi sentiti da quando siamo qui a Castelvisangro. Marco, è anche un segnale di vicinanza, perché anche dirigersi, fare un'esercitazione esattamente sotto il settore dei distinti è una cosa da nulla per i tifosi che sono venuti qui, Marco, che hanno speso dei soldi. Essere ricompensati così è già qualcosa che può far molto molto piacere. Assolutamente sì, anche visto tra l'altro cosa poi è successo negli scorsi giorni, con un po' di distacco fra squadra e tifosi, quindi intanto ovazione per Mario Rui, ovazione totale per Mario Rui, che dicevamo sia uno degli idoli della squadra, dei tifosi della squadra partenopea, è motivo per cui è molto molto importante secondo me questo gesto, che può sembrare banale, ma comunque è sintomo di vicinanza appunto ai tanti tifosi che stanno riempiendo in maniera quasi totale il settore distinto. E allora noi, prima che si riempi tutto il settore dei distinti, caro Marco Lombardi, noi ti sguinzagliamo, ormai voglio utilizzare questo verbo, sì, e lo farò fino al 6 agosto, ci troviamo tra un po', sì, tra direttamente dal settore distinti. Quindi a fra poco, live dal settore distinti, magari vedremo i giocatori da vicino grazie alla nostra seconda camera. Assolutamente sì, grazie a Marco Lombardi, che ritroveremo tra un attimo. Lorenzo, torniamo tu ed io. Tête a tête dal sapore calcistico in questo momento, chiaramente Torello classico. Torello, qualche steward fa fatica a contenere i tifosi che cercano di raggiungere le balaustre per stare il più vicino possibile ai calciatori, però c'è una bella atmosfera stamattina. Assolutamente sì, il tempo aiuta molto, e
chiaramente siamo in attesa anche di capire, l'abbiamo dall'altra parte del campo, non è nemmeno semplicissimo andare a capire chi sia in mezzo. Abbiamo visto prima Lobotka, poi un'ovazione per Victor Osimhen, qui un tentativo di recuperare palla alzando un po' troppo la gamba, segnalato con di disapprovazione da parte dei tifosi. Non riusciamo a capire se ci siano tutti quanti i calciatori del Napoli o se ci sia qualcuno a fare lavoro a parte. Lo faremo sapere tra un attimo con il nostro Ciro De Luca. È chiaro che, Lorenzo, in tanti ci stanno scrivendo in chat, tu prima parlavi di Meret, di Kepa, della possibilità che possa arrivare un nuovo portiere, e poi ci chiedevano chiaramente di Giacomo Raspadori. Sì, che è uno dei nomi più caldi, soprattutto perché non c'è solo il Napoli. Non c'è solo il Napoli, c'è la Juventus, anche se stamattina i quotidiani hanno un po' raffreddato la pista Juve. È vero che la Juve ha tentato di contattare l'entourage di Raspadori, ma il Napoli è decisamente più avanti nella trattativa, ha già un accordo con il calciatore, la distanza con il Sassuolo è davvero corta. E dunque il Napoli è in vantaggio. È chiaro che se si aspetta troppo, a quel punto la Juventus potrebbe avere qualche carta in più per arrivare al calciatore, ma al momento possiamo essere fiduciosi. Diciamo che il Napoli aspetta ancora di vendere Petagna, aspetta di liberare qualche posto, di recuperare dei soldi, e poi sarà fatto l'investimento. Esatto, è proprio lì, le uscite bloccano il mercato del Napoli. Perché? Perché è anche una questione di liste, e chiaramente bisogna liberare posti per far entrare altri calciatori. C'è una sorpresa in diretta che ospitiamo brevemente, perché ci ha raggiunto il nostro direttore Salvio Passante, un po' a sorpresa. Salvio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vedo che c'è tanta gente oggi. Ma eri tra i tifosi che cantavano, erano in mezzo all'ovazione per Mario Rui? Ah, per Mario Rui era questo. Immagina adesso a che livelli siamo, no? Che magari prima le ovazioni erano per Mertens, adesso è per Mario Rui, per una questione anche di affetto. Adesso è uno dei giocatori anche di anzianità. Sì, di anzianità, a cui i tifosi sono più legati, al di là che ogni tanto li fa un po' arrabbiare per alcuni svarioni difensivi, ma è uno che alla maglia ci tiene tanto, è un grande professionista, quindi è anche giusto che abbia questo riconoscimento. Eh sì, e poi è anche uno dei più disponibili con i tifosi, sì. Quando si ferma alle firme, chiacchiera con tutti, non lascia deluso nessuno, quindi diciamo se l'è guadagnato questo affetto dei tifosi. Assolutamente sì, poi lo stesso giocatore con umiltà sta agevolando anche l'ambientamento di Matias Oliveira. Magari qualche altro senatore non sarebbe stato così aperto e disponibile, invece lui ha aperto le porte di casa Napoli al nuovo arrivato. Salvio, prima di congedarti, perché sappiamo hai tante cose da fare, chiaramente uno sguardo anche al mercato, ti piacerebbero Kepa al posto di Meret, Simeone al posto di Petagna e Raspadori al posto di Unas? Dove si firma? Se mi firmi un assegno con tanti zeri, ti faccio firmare adesso. Allora, vi dico che Kepa è un nome che il sottoscritto ha fatto dal mese di febbraio, e magari a firme, a cose fatte, andremo a riprendere anche qualche audio dove diciamo parlavo di questa possibilità con altri colleghi. Sarebbe, rispetto al Meret che abbiamo purtroppo visto nelle ultime uscite, sicuramente ne guadagniamo sotto ogni punto di vista, anche in termini di esperienza, che tra i pali fa sempre bene. Per quanto riguarda invece Raspadori e Simeone? Guarda, per Simeone diciamo per sembra Petagna che e Mertens, allora, per Simeone va a prendere numericamente quel posto. Per Simeone sembra che questo sondaggio del Borussia Dortmund sia nato e morto lì, poiché il club tedesco sembra aver virato su Modestè, che già conosce la Bundesliga. Per quanto riguarda ora, ma potrebbe, secondo me, più che la Juve, l'Inter, visto che adesso ha liberato un posto con Alexis Sanchez che è andato via, potrebbe mettere Pinamonti come possibile contropartita, quindi
Io temo più l'Inter che la Juve sotto questo punto di vista, ma se il Napoli davvero vuole il giocatore l'ha detto anche Carnevale pubblicamente, deve offrire almeno 30 milioni più bonus al Sassuolo, una cifra che il Napoli avrebbe voluto raggiungere da una parte fissa e una parte di bonus magari facilmente raggiungibile, e anche inserendo eventuali contropartite che al momento non sembrano entusiasmare molto il Sassuolo. Parliamo soprattutto di un as che ha diverse offerte anche in Italia, cercato in Ligan, che però il Sassuolo non convince molto il Sassuolo, e soprattutto Gianluca Gaetano, che il Napoli avrebbe voluto inserire in questa trattativa in prestito senza privarsi quindi definitivamente del calciatore. Ma anche per quanto riguarda Gianluca Gaetano ci sono molte piste aperte, e tra quella più calda c'è la Cremonese, dove tornerebbe, conoscerebbe già l'ambiente, lui che è stato l'assoluto protagonista di questa promozione storica che non veniva raggiunta da quasi 30 anni, e quindi secondo me la soluzione più intelligente potrebbe essere solo proprio questa qui della Cremonese per Gaetano, perché se deve rimanere qui non gli deve essere dato spazio, è anche giusto che questo ragazzo, dopo essere stato protagonista l'anno scorso in Serie B, abbia la possibilità finalmente di poter giocare in Serie A, giocare titolare. Nel frattempo, caro Salve, noi ti iniziamo a congedare, anche perché tra un attimo andremo anche dal nostro Marco Lombardi. Quando vuoi, noi siamo qui fino alle 11.30 almeno. Buon lavoro, e speriamo che questo allenamento dia quanti più spunti possibili. C'è grande entusiasmo, vedo dalla parte di Stinti, ci sono tantissimi tifosi. Che capienza hai? Il settore di Stinti 1900 posti. Ma non ci saranno 1900 persone, ma io credo almeno 1300 persone. Bisogna anche dire che oggi c'è un clima rovente, le temperature sono davvero alte, quindi nonostante ciò la passione dei tifosi non viene frenata dalle alte temperature. Probabilmente da qui a fine allenamento vedremo ancora più gente che man mano sta raggiungendo gli spalti dello stadio Patini. Quindi almeno sotto questo punto di vista l'entusiasmo si sta riaccendendo. Speriamo che le prossime mosse di mercato possano dare ancora più slancio per un riavvicinamento tra la gente e la società. Va benissimo, grazie Salvo Passante. Buon lavoro a voi. E ringraziamo anche Emanuele Parlato di Sport Italia Canale 21, che più tardi avremo in diretta. Chiedo al nostro Emanuele Bernardo di metterci in contatto con Marco Lombardi in diretta dal settore dei distinti, perché sono davvero tantissimi i giocatori. Ci racconterà qualche curiosità sulla giornata di ieri, eh? Sì, qualcosina sicuramente uscirà fuori, qualcosa di molto curioso. Chiaramente ieri, ricordiamo, Napoli ha compiuto 96 anni e i tifosi dei gruppi organizzati chiaramente hanno voluto far sentire il loro calore, il loro supporto, da sempre molto apprezzato dalla squadra e dallo stesso Luciano Spalletti, con tanto di canotta con coro "Sarò con te, tu non devi mollare", ripetuto anche dai tifosi presenti nel settore dei distinti. Ed è una delle poche notizie di stamattina, nel senso la squadra sta facendo torello e i portieri sono messi sotto torchio dal preparatore atletico. Intanto ti chiedo se riesci a vedere Kvaratskhelia nel gruppo, così diamo soddisfazione a un tifoso georgiano che continua a chiederci dov'è Kvaratskhelia qui su YouTube. Allora, adesso lo andiamo a vedere, perché i portieri stanno trascinando il campo delle sagome per le esercitazioni in uscita, ed i calciatori si stanno, credo, disponendo in campo per delle prove tattiche, e tendiamo di capire chi saranno gli esterni sinistri, in modo da farvi vedere anche dov'è. Qui c'ha Kvaratskhelia, tra un attimo vedrete anche le immagini dell'allenamento, delle fotografie di Ciro De Luca. Vediamo Luciano Spalletti in possesso di palla a metà campo, vediamo un po' cosa succederà.
vediamo un gruppo di giocatori che si va sulla sinistra, un gruppo di giocatori a destra, Giovanni Di Lorenzo che si tiene una mano al collo, forse per un colpo rientra negli spogliatoi, da capire cosa sia successo. Durante il torello non c'era sembrato di vedere nulla. Nel frattempo vanno nella palestra a bordo campo gli attaccanti e i centrocampisti offensivi, perché vediamo anche Anghissà andare in palestra, e di qui invece restano Osimhen. No, allora dovrebbero essere questi qui proprio gli attaccanti, perché vediamo Luciano Spalletti con c'è Osimhen, c'è Ostigard, c'è Elmas. Luciano Spalletti li sta conducendo vicino alla linea di porta e adesso proveranno un allenamento. Vediamo qual è l'idea di mister Spalletti. Forse ci si allena sui calci piazzati. Vediamo un attimo adesso cosa succede. Nel frattempo attendo veramente l'ok da parte del nostro Emanuele Bernardo per andare da Marco Lombardi. Quindi chiedo subito, Marco, ci sei? Ci senti? Io vi sento, Claudio, voi mi sentite? Non lo sento ancora, andremo tra l'altro okay. A vedere quello che sta succedendo sia in campo sia nella tribuna di fronte a noi. Marco, ci senti? Ora mi sentite? Io sì, vi sento, voi? Sì, Marco, buongiorno, 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 buongiorno a te. E buongiorno chiaramente a buongiorno. Tutti i che ci stanno seguendo sul canale 79 del Digitale Terrestre in Campania e su YouTube. Cosa succede nel settore distinti, caro Marco? Buongiorno Claudio. Allora sì, c'è una notizia da riferire, perché ieri sappiamo come gli Ultras, vi abbiamo raccontato come gli Ultras del Napoli siano giunti qui a Castelvisanco, precisamente a Rivisondoli, all'esterno dell'hotel Aquamontis dove risiede il Napoli, per fare gli auguri alla SSC Napoli con una sorta di diciamo evento con cori, fumogeni e quant'altro. Una delegazione di questi Ultras, circa 10, è giunta questa mattina qui nel settore distinti per seguire anche l'allenamento del Napoli, indossando la maglia A16 e la ormai famosa maglia con su scritto A16. Sono intervenute le forze dell'ordine con i dirigenti della polizia che qui stanno seguendo il ritiro e hanno chiesto ai tifosi appunto in questione di togliere la maglia e non indossarla. Prima l'hanno indossata al rovescio, poi gli hanno chiesto addirittura di toglierla del tutto, e infatti sono a torso nudo sugli spalti a seguire l'allenamento. Quindi è stato davvero un momento in cui la polizia è intervenuta e ha appunto evitato che fosse messa in esposizione indossandola questa maglia con su scritto A16. Diciamo, al di là però di questo aspetto, mentre i giocatori si stanno allenando sui calci piazzati, andrei anche a sentire qualche tifoso che qui nel settore distinti chiama, non dimentica, alla maglia il nostro tifoso, che si chiama? Donato. Donato, da dove vieni? Da Torre del Greco. Ah, quindi un bel viaggio comunque alla fine, un 2 ore, no? Giusto? Sì, un 2 ore di viaggio, siamo un paio di giorni qua, quindi abbiamo approfittato per venire a seguire anche il Napoli in ritiro. Siete arrivati questa mattina direttamente o...? No, siamo arrivati ieri. Quindi per il compleanno del Napoli? Sì, il compleanno del Napoli abbiamo regalato questo soggiorno a Castel di Sangro. Con due bambini e la signora. Avete visto ieri la partita contro il Castel di Sangro? No, perché siamo arrivati in serata, quindi non abbiamo avuto modo di vederla. E invece le altre amichevoli, quella contro la Dana Demirspor e contro il Mallorca, dei nuovi acquisti chi ti ha sorpreso di più? Sicuramente Kvaratskhelia, diciamo che quello lì sembrava anche quello più in forma al momento. Poi da vedere Kim, perché ha giocato ancora poco, quindi ci aspettiamo grandi cose da Kim. E invece da Kepa al posto di Meret cosa si aspetta? La trattativa sembra ormai agli sgoccioli e il portiere spagnolo sta per diventare azzurro. Una mossa azzeccata quella del Napoli di sostituire Meret con Kepa? È sicuramente un azzardo, perché anche Kepa, diciamo, ultimamente non è stato dei migliori, però è sicuramente un portiere di livello internazionale, quindi è sicuramente un salto di qualità da questo punto di vista.
Però è da vedere nel campionato italiano come si comporterà. E l'errore di Meret sia contro la Dana sul rigore procurato, sia contro il Mallorca con il gol regalato a Raiò, sono sintomi di una pressione, magari un'ansia per Meret in questa situazione che non è molto piacevole alla fine. Sì, sicuramente lui sente la mancanza di fiducia sia da parte del mister che più volte ha detto di preferire Spina, sia da parte del presidente nella sua intervista pure l'ha richiamato, fra virgolette, quindi sicuramente sente mancanza di fiducia in questo momento. Secondo me meglio per lui se vada a fare un'esperienza in prestito altrove, penso in questo momento. Non, mi sorprenderebbe vederlo titolare, diciamo, nel Napoli di quest'anno. Diciamo. Invece l'affare Raspadori per sostituire di fatto Mertens può essere un buon profilo, secondo te? Sì, sicuramente un giocatore di prospettiva è interessante, quindi ben venga, diciamo, sui giocatori quelli che in questo momento il Napoli sta cercando e secondo me fa bene in questo momento, perché chiaramente non possiamo permetterci giocatori di altissimo profilo e quindi bene che arrivano giocatori di buone prospettive e vedere come si ambienteranno nel Napoli. L'ultima su Napoli-Girona, amichevole di domani. Voi siete in quattro, quindi c'è stata questa polemica davvero anche giusta, secondo il mio e il nostro modo di vedere, sul prezzo dei biglietti. Voi ci sarete allo stadio o avete preferito non acquistare il biglietto a causa del costo spropositato, va detto? Sì, sicuro, al momento non l'abbiamo acquistato, penso più no che sì, diciamo, non abbiamo ancora deciso, però effettivamente il prezzo del biglietto è alto, si va a vedere una partita ufficiale con quei soldi, quindi non vale la pena vedere un'amichevole con quei soldi. Tanto alla fine gli allenamenti si vedono anche giornalmente, quindi gratuitamente, quindi non è un grosso problema alla fine. Assolutamente sì, giusto una battuta ai piccoli che erano qui. Innanzitutto, come ti chiami? Francesco. Tu? Emanuele. Francesco, chi è il tuo giocatore preferito del Napoli? E invece, qual è dei nuovi acquisti quello che ti ha sorpreso di più? Il mio giocatore preferito, ovviamente, in tutto il Napoli, in tutta la storia, è Maradona, però cioè, Di questo Napoli? di questo Napoli credo di più Osimhen. E dei nuovi acquisti chi ti ha sorpreso di più? Non lo so. Fai un nome, un nome. Kvaratskhelia, lo faccio io per te. Vabbè. Ok, grazie. Grazie ai nostri amici di Torre del Greco, che a cui auguriamo anche un buon prosieguo. Se scendi, te la faccio io. Perché fino là sopra col telefono è difficile salire. Diciamo, c'è un bimbo con il padre che vuole farsi intervistare. Vedete qui, mentre il resto del settore distinti è completamente gremito. Io sono in questa parte perché c'è più copertura di segnale, quindi giusto per darvi contezza della situazione. Eccoli qui, sono giunti direttamente dall'alto, sia il papà che si chiama, lo zio che si chiama Francesco. Francesco, e invece tu sei? Giorgio. Gegè. Giorgio. Ah, Giorgio, ok, non avevo capito. Allora, due domande sia allo zio che al nipote. Allora, innanzitutto, cosa ne pensi di questo mercato del Napoli? Ridi, ridi, o meglio ridere. Il mercato De Laurentiis potrebbe fare di meglio perché a questo momento forse ci stiamo comprando Raspadori e Kepa che ci potrebbero servire molto nella squadra. E invece per Kim, Kvaratskhelia e Giriamoci verso il per campo. Kim che ha un'ottima grinta e anche Simeone che è molto forte e dovrebbe arrivare presto. E invece l'addio di Mertens ti è dispiaciuto? So che i piccoli tifosi sono molto, molto legati a Mertens. Sì, Mertens mi è dispiaciuto molto perché comunque Ciro ha chiamato anche il figlio Ciro, appunto. Diciamo per noi era un grande giocatore. Assolutamente. E invece allo zio chiedo, cosa ne pensa della politica dei biglietti, del prezzo delle partite in pay per view a 10 euro su Facebook e in TV? Credo che lei crede che sia diciamo, una politica di prezzi esagerata o è concorde con della prezzo? No, secondo me è una politica sbagliatissima, anche perché è una, forse è l'unica società in Italia che pratica questa politica. E ritengo che invece si debba permettere a tutti i tifosi di poter vedere le partite gratuitamente. Quindi sono contrario. Dei nuovi acquisti, chi l'ha sorpresa di più? Kvaratskhelia, Østergaard, Kim. Sicuramente Kvaratskhelia mi è piaciuto tanto e anche Kim, secondo me ha un bel potenziale di giocatore e poi aspettiamo i nuovi arrivi che secondo me daranno maggiore forza alla squadra.
Voi, due domande di carattere, diciamo, burocratico, tecnico. Da quando siete qui e quando andrete via, come state vivendo un po' la situazione? Siamo venuti oggi per la giornata, quindi siamo venuti stamattina e torniamo stasera. Quindi fa parte dei tanti tifosi che vanno e vengono da Napoli? Là. Sì. Niente Napoli-Girona, allora? No, niente Napoli-Girona, la vediamo in streaming. In streaming... La, il streaming, diciamo, parallelo, possiamo dirlo così. E l'ultimissima invece è una sulle maglie, la nuova maglia è stata presentata nei giorni scorsi, anche la seconda, sarà presentata anche la terza a breve, sempre qui a Castel di Sangro. Durante ho ritenuto un portiere titolare, un motivo ci sarà, perché è passato per Gattuso, Ancelotti, adesso Spalletti, e mai nessuno di loro comunque l'ha ritenuto all'altezza di mettere la maglia numero uno di, del Napoli, quindi secondo me un motivo ci sarà, e quindi ritengo che un acquisto come Kepa potrebbe essere importante per il Napoli. Grazie mille ai nostri due tifosi da Napoli, a cui Giorgio un saluto. Ciao a tutti e forza Napoli sempre. E questa è la cosa migliore, alla fine salutiamole. Sì, giusto una domanda, come ti chiami? Giuseppe. Cioè, allora, è la maglia nuova del Napoli addosso, giusto due considerazioni. Chi è il tuo giocatore nuovo del Napoli che ti sta stupendo di più? Per me è Kim, perché ha un potenziale assurdo. E invece Kvara come l'hai visto? Kvara l'ho visto molto forte, per me ha un potenziale assurdo. Con Spalletti può diventare abbastanza forte. L'ultimissima al nostro piccolo tifoso, hai già comprato la maglia senza nome o con... Con nome di Maradona, bellissimo, Maradona 10, e direi che questo è il modo migliore per chiudere il nostro collegamento. Salutiamo il tifoso che vuole dire un'ultimissima cosa. Sono Napoli sempre. Grazie a te. Adesso Claudio, io direi di restituirvi anzi la linea a te e a Lorenzo Sorianiello, mentre appunto vi lascio con delle immagini dal settore distinti con i tifosi che ci salutano. E ringraziano appunto di essere qui e sostenere anche loro dandogli voce. Grazie Marco, sempre preziosissimo in mezzo ai tantissimi tifosi. Possiamo tornare con le immagini a tutto schermo sull'esercitazione, perché Lorenzo è un'esercitazione difensiva nella quale sono coinvolti 10 giocatori più un portiere: Politano, Fabian, Elmas, Osimhen, Ambrosino, Ostigard, Kim, Costanzo, Gaetano ed Olivera, con Alex Meretti in porta. È un'esercitazione per non sbagliare i movimenti e i posizionamenti da prendere nel caso di punizioni avversarie. Sì, abbiamo visto più volte il Napoli preparare calci piazzati, allenarsi anche sugli schemi, e stavolta Spalletti sta allenando più che altro il reparto difensivo, una parte della squadra in palestra, il resto è qui. E diciamo che anche Meret si sta mettendo bene in mostra con delle uscite sicure. Lo abbiamo sentito anche urlare forte, Mia, sì, quando ha voluto prendere chiaramente il pallone. Sì, si fa sentire, probabilmente avrà avuto un'iniezione di coraggio anche in questi giorni dopo l'errore in amichevole. Anche lui sicuramente vorrà mettersi in mostra, viste le voci di mercato. Qualsiasi futuro vedrà Meret, è chiaro che adesso deve cacciare fuori tutto il carisma, tutta la personalità che ha tenuto nascosta fino ad ora, e lo sta facendo bene questa mattina in allenamento. Nel frattempo sono le 10.49, vi ricordiamo cari amici di Calcio Napoli 24 TV, siamo in diretta sul canale 79 del Digitale Terrestre in Campania e sul nostro canale ufficiale di YouTube. Siamo in diretta da circa 50 minuti, la seduta è cominciata da circa 40 e non è presente Giovanni Lorenzo, che è entrato prima negli spogliatoi, da capire un po' per quale motivo. Comunque in campo ci sono 11 calciatori, con i due portieri Marfella e Dasiak che si occupano del calcio, delle punizioni, con Nikita Contini in posizione centrale, e 10 uomini disposti in campo. Vediamo una lista, una linea di 6 con altri due uomini pronti in uscita, e poi due calciatori che si dedicano al disturbo del lanciatore di palla, in modo da mettere in atto quella che potrebbe essere una situazione di gioco. Ricordiamo, i Dasek, Marfella e Contini calciano le punizioni,
mentre Daniele Baldini impartisce le ultime indicazioni sui movimenti dei calciatori, ovvero Politano sul battitore, poi Fabian, Elmas, Osimhen, Ambrosino, Ostigard, Kim, Costanzo, Gaetano e Matias Oliveira. Ci ha raggiunto di nuovo il nostro direttore Salvio Passante. Queste esercitazioni, Salvio, chiaramente tanta intensità, e il fatto che poi Spalletti dedichi tanto tempo ad un semplice esercizio, ad un solo esercizio, è segno di quanta attenzione voglia mettere nei cosiddetti dettagli, di cui magari si abusa sempre la parola, però noi li stiamo vedendo veramente in presa diretta. Sta dedicando molto spazio alla fase difensiva, coinvolgendo praticamente tutti i giocatori. Potrebbe essere anche questa un'indicazione su quali saranno probabilmente i titolari contro il Verona, perché se guardi la linea adesso dei difensori, diciamo che abbiamo in questo momento ci sono molti titolari, vedi? Abbiamo Ostigard, Kim, Oliveira e Osimhen, e avevo Costanzo, Osimhen, Ambrosino. Io credo che Spalletti abbia voluto dividere un po' i due gruppi, perché chiaramente poi ci sono giovani come Costanzo e Ambrosino, c'è Gianluca Gaetano, nell'altro gruppo ci saranno Juan Jesus, ci sarà Arcmani, ci sarà Mario Rui, ci sarà, supponiamo, anche Giovanni Di Lorenzo, con chiaramente Anghissalo, Botka e gli altri calciatori. Però vediamo come Daniele Baldini stia impartendo tante indicazioni ai giocatori, che vengono posizionati in questo momento in 7 con i piedi sulla linea dell'area di rigore e in 3 un po' più avanti a disturbare chiaramente il battitore, pronti poi per la ripartenza. Il battitore che poi sono i tre portieri Spalletti praticamente anche in questo ritiro, oltre che Di Maro, sta cercando di coinvolgere nel gioco col pallone anche i portieri, perché alla fine nel calcio moderno e anche nel calcio di Spalletti il portiere non è un corpo estraneo, ma fa parte della manovra, una manovra che inizia proprio dalla lunetta del portiere e poi si sviluppa per tutto il campo, quindi è il portiere che deve dare il via. Ci sono in mezzo al campo tre portieri il cui destino è ancora incerto, Claudio. Se per Contini oramai siamo ai dettagli per il suo trasferimento alla Sampdoria, dove dovrebbe essere il vice portiere titolare, il futuro di Marfella e Idasiak è ancora da decifrare. Bisognerà capire chi sarà il terzo portiere. Secondo me la decisione finale andrà a cadere su Marfella, con Idasiak che o verrà andato in prestito in Lega Pro o in Polonia in Serie A, perché ha bisogno di giocare dopo 2 anni di primavera, quindi è giusto che anche lui abbia continuità. Nel frattempo è rientrato negli spogliatoi Tommy Starace, storico magazzino del Napoli, e rientra qui c'è Quaraschedia in campo con un Lorenzo, magari si chiami Paper, quello speciale adesivo che si attacca sui muscoli, sulla gamba, per evitare problemi. Comunque è entrato adesso in campo. Speriamo si tratti solo di una misura preventiva e che Quaraschelia non abbia subito alcun affaticamento muscolare. Forse potrebbe essere questo il motivo per cui non è stato in campo insieme ai compagni fino adesso. Lo vediamo entrare solo ora, però l'impressione è che stia bene in fondo. Tra poco proveremo a capirne di più anche col nostro Ciro De Luca, se riuscirà a beccare proprio il nostro ormai dietro già dei tifosi. Qui c'è Quaraschelia con la striscia di Paper proprio sulla gamba sinistra. Abbiamo visto a fare entrare in campo soltanto adesso, riconosciuto poi dai tifosi. Tempo col saluto di altri colleghi che magari speriamo di avere presto in diretta. In tanti ci stanno scrivendo anche sulla nostra chat di YouTube. Caro Lorenzo, qual è il sentiment di oggi? Si parla chiaramente molto di calciomercato, i tifosi discutono anche fra di loro, ognuno di loro sembra avere la propria fonte.
La notizia più gettonata, il nome più gettonato è quello di Kepa, e tra l'altro vi diamo un aggiornamento dell'ultima ora, perché il quotidiano spagnolo AS, uno dei principali quotidiani spagnoli, ha annunciato pochissimi minuti fa che siamo veramente agli sgoccioli, che la chiusura della trattativa è vicina e che già nella giornata di oggi potrebbe essere definito il trasferimento di Kepa al Napoli. Noi chiaramente staremo a vedere, ormai è qualche giorno che questa notizia viene rimbalzata e proprio oggi potrebbe essere la giornata decisiva. Salve, il fatto che il Napoli acceleri per Kepa quando siamo al 2 agosto e con il campionato alle porte inizierà tra 13 giorni, prima arriva meglio è per tutti, anche per lo stesso Meret, che non vive la situazione più calma e tranquilla e serena di tutte. Il problema in una squadra di calcio nasce nel momento in cui il portiere non è sereno e non avverte attorno a lui fiducia, quindi è giusto sia per Meret sia per il Napoli che le strade si dividano, perché oramai questo ragazzo è il quarto anno che è in azzurro, e se per 3 anni consecutivi, o meglio in 3 gestioni diverse con 3 allenatori, non è mai riuscito a ritagliarsi il posto da titolare, è qualche domanda se la deve fare anche lui, non soltanto noi addetti al lavoro e nemmeno il Napoli. Probabilmente è un problema non tecnico ma caratteriale, Claudio, perché per giocare qui a Napoli serve isolarsi anche dalle critiche, e non tutti i giocatori hanno questa capacità. Magari c'è chi riesce a farlo e ha un carattere molto più forte, e magari chi ai primi errori, alle prime critiche, poi entra in un vortice dove è difficile uscirne. Un colpo Kepa per il Napoli, come dicevamo anche prima, che sarebbe un colpo importantissimo, dove il Napoli avrebbe la possibilità di provare per un anno, magari sperando che last minute riesca anche a strappare un'opzione per, ecco, l'acquisto. Infatti, ti interrompo e ti lascio concludere. Il fatto che tanti ci stanno scrivendo hanno dei dubbi sul fatto che Kepa arrivi in prestito per un anno. Come dire, tra un anno siamo di nuovo punto e a capo con un portiere titolare da andare ad acquistare. Beh, diciamo che si arriva in prestito secco, e anche perché il Chelsea non vuole perdere un patrimonio. Però ovviamente se Napoli lo prende in prestito secco, in qualche modo, non tanto con il Chelsea ma almeno con l'entourage del giocatore, avrà strappato almeno una promessa di che, qualora le cose dovessero andare come tutti ci auguriamo e Kepa ritorni a giocare ad alti livelli come lo faceva con l'Athletic di Bilbao, a quel punto il Napoli si risieda poi con il club inglese e con lo stesso giocatore per trovare poi una formula a titolo definitivo. Secondo me il Napoli fino alla fine cercherà, al di là di cercare di risparmiare sui bonus che il Chelsea voleva inserire per obiettivi facilmente raggiungibili, come poteva essere il piazzamento in Champions League o il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions, il Napoli cercherà di strappare almeno un'opzione per l'acquisto, perché è un investimento, seppur in prestito, importante, perché se poi paghi il prestito secco 3 milioni di euro è pur sempre un investimento che il Napoli fa per il giocatore. Nel frattempo continua ancora l'esercitazione da parte dei calciatori azzurri. Tu hai visto le prime due amichevoli contro Adana e Mallorca, ti chiedo un po' cosa te ne è parso dei nuovi acquisti: Østergaard, Matias Oliveira, Kim, lo stesso Kvaratskhelia. Insomma, le prime impressioni sugli ultimi arrivati in casa Napoli. Guarda, quello che mi ha entusiasmato di più è il georgiano. Per me è fortissimo. Ma dici georgiano perché anche tu sei vittima della sindrome da Kvaratskhelia. Io lo chiamo Kvara, così ci semplifichiamo la vita. Guarda, non mi entusiasmava un giocatore così tanto dai tempi di Cavani. Ha avuto un impatto sulla squadra, a mio avviso, devastante. Azzardo anche un paragone con le dovute proporzioni. Non esagerare, che poi le dirette su YouTube restano. Mi ricorda, per ingenuità buona, però nel senso buono del termine, il primo Kakà in Italia, nel senso che un giocatore di grande talento che riesce a strappare, nel gergo tecnico, con queste accelerazioni in campo, che arriva magari da un contesto dove la disciplina tattica non è tra le caratteristiche principali, quindi entra in campo con
senza badare a troppi tatticismi, ma parte palla al piede, ne salta uno, ne salta due, tenta la giocata. E questo mi ricorda il primo Kakà nel Milan, che arrivò tra lo scetticismo dei tifosi, salvo poi diventare uno dei giocatori più forti della storia del Milan, ma anche del calcio moderno. Mi auguro che in parte nel suo piccolo Kvaratskhelia riesca ad ambientarsi, a confermare quello che ha fatto vedere in questo primo mese di Napoli, ma le prime cose che ci ha fatto vedere lasciano immaginare solo il meglio da qui ai prossimi 5 anni per il contratto che lo legherà in maglia azzurra. Poi prima ti fermo un attimo, perché ci scrive Antonio: mi spiegate come è pensabile fare un'esercitazione del genere sui calci piazzati con gli stessi calci punizioni calciati dai portieri? Quanto può essere allenante una cosa del genere? La questione, Lorenzo, è che si parla di allenamenti in fase difensiva. Sì, chiaro, non si allenano tanto i calciatori, i tiratori, ma si allena la linea difensiva, quindi le marcature a zona, le uscite palla al piede. L'obiettivo non è solo quello di intercettare i palloni che arrivano da varie zone del campo, ma anche quello di velocizzare l'uscita palla al piede della linea difensiva dal momento in cui si recupera il pallone dalla fase di non possesso. Quindi è chiaro che in questo caso chi calcia, uno vale l'altro, possono calciare anche gli stessi collaboratori di Spalletti, perché il punto è solo mettere il pallone al centro e far lavorare la linea difensiva. Nel frattempo potete trovare su Calciomoli 24 in primo piano la foto di qui c'è quella scheglia in panchina, non sta prendendo parte in questo momento all'esercitazione. Nel frattempo autogol di Kim, attenzione. Speriamo che tutti questi errori siano limitati soltanto a questi allenamenti, a questi amichevoli, Claudio, che magari non dobbiamo vederli nelle gare ufficiali, perché oramai siamo quasi vicini all'esordio in campionato, mancano meno di 2 settimane e ovviamente si cercano proprio di migliorare, di lavorare sugli errori e sui limiti che ci sono in questo momento in rosa. Prima, quindi, volendo azzardare un paragone, quindi abbiamo paragonato a Kvara al primo Kakà in Italia. E secondo me questo paragone, guarda, con tutti i giocatori che sono passati in Italia, ma anche con la maglia del Napoli, questo paragone ci può essere, perché anche Kakà poi è stato, si è affermato come ruolo di trequartista, come giocatore offensivo, che anche lui arrivava dal Brasile con grande duttilità e poi ha trovato la sua dimensione nel famoso rombo nel Milan, dove faceva veramente la differenza. Ci auguriamo anche in questo caso che Kvara faccia la differenza sugli esterni, lui che ha ereditato la fascia da un giocatore che sempre criticato, ha sempre diviso i tifosi come Insigne, ma che lo stesso Insigne sotto il profilo realizzativo e anche sotto il profilo degli assist è stato uno dei giocatori più forti della nostra Serie A. Nel frattempo continua l'esercitazione con un, non con un calcio diretto in area di rigore, bensì con uno scarico di, in questo caso, Marfella per Contini, e successivo lancio verso l'area di rigore con i difensori impegnati in fase d'uscita. Tra pochi minuti ritorneremo dal nostro Marco Lombardi in mezzo ai tifosi. Noi peraltro da qui lo vediamo a girarsi nel settore in mezzo a davvero tanti, tanti tifosi. Sono circa 1700 tifosi in più, tifosi in meno qui in mezzo al campo. Nel frattempo stanno rientrando sul terreno di gioco dalla palestra Amir Rachmani. Vediamo poi, Lorenzo, aiutami un po' a capire perché li vedi da più vicino. Abbiamo Rachmani, Mario Rui, abbiamo Zerbin, Zielinski, Lozano, Lorenzo, Anguissa, c'è Juan Jesus, abbiamo Lobotka anche, Petagna. C'è raggiunto anche il nostro Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport. Gianluca, buongiorno. Non sapevo di essere vostro, mi fa piacere esserlo diventato.
Vabbè, ma tu fai parte della famiglia di Calciopoli 24 per affetto. Ho il freddo addosso nonostante il caldo del patini. Dicevamo, caro... Quindi sono nella stessa famiglia di Civano Vellino. Eh sì, se ti fa piacere metterla così, ti lasciamo questo onore. Qui c'è Quaraschelia in panchina, del taper sulla gamba, non prende parte all'allenamento. Se proprio vogliamo trovare un dettaglio di questa seduta d'allenamento, sì, mattutina. Credo che possa essere anche figlio della botta che ha rimediato nell'ultima amichevole con il Mallorca. Ci ha tenuto a restare in campo, l'ha detto anche Spalletti, giustamente magari in questo momento poi ne sta sentendo gli effetti e in qualche modo la sta assorbendo. Non credo che sia null'altro che quel colpo rimediato, per di più a inizio partita contro il Mallorca, e rispetto al quale poi l'avversazione fornita da Kvaratskhelia per certi aspetti è stata anche più entusiasmante di quella con la Dana, perché il livello di intensità della partita con il Mallorca, soprattutto nei primi 25-30 minuti da parte del Napoli, è stato molto ma molto alto. Voglio essere cattivo, Gianluca, io nel secondo tempo, ma anche un po' nel primo, ho visto nel calo del Napoli una rarefazione degli schemi, quasi ad arrivare a palla a Kvaratskhelia e vediamo cosa succede. Oddio, è un giocatore a cui piace molto isolarsi nell'uno contro uno, quindi ci sta che si vada spesso alla ricerca di un calciatore con le sue caratteristiche. Ci sta meno che magari, come è capitato in un'occasione, un giocatore della qualità di Piotr Zielinski, invece di provare a calciare verso la porta, di trovare una soluzione un attimo più complicata, ma non per lui, si sia affidato a Kvaratskhelia. Non so se hai presente il momento in cui è successo, quando il Napoli era riuscito a superare la prima linea di pressione del Mallorca. Però che ci possa essere, tra virgolette, il rischio di andare sovente da Kvaratskhelia può diventare un rischio anche per gli avversari, e che il Napoli quest'anno vada più in verticale con un giocatore con le sue caratteristiche, così come con un attaccante come Osimhen, penso che ormai sia abbastanza chiaro. Vedremo meno palleggio e più profondità. Lorenzo. Sì, nel frattempo vorrei anche aggiornare sull'allenamento, perché stiamo assistendo ad un allenamento un po' particolare. Si allenano i calciatori in barriera, quindi i collaboratori di Spalletti danno proprio indicazioni ai calciatori in barriera su come si salta, su come uscire sulle punizioni di seconda. A calciare ci sono i portieri, quindi è chiaro che non si sta allenando il tiratore, ma proprio gli uomini in barriera. Vediamo Osimhen e altri calciatori. E Baldini e altri collaboratori gli hanno proprio spiegato il movimento sul salto, il movimento in uscita. Non mi era ancora capitato di vedere un allenamento del genere fino ad oggi. Francamente nemmeno me. Di ritiri abbiamo avuto la fortuna di farne tanti. Siamo più vicini all'inizio del campionato. Sono questi famosi dettagli. Assolutamente. Di cui sempre si parla sempre. Ovviamente noi facciamo un altro lavoro, però chi fa questo lavoro, quello di campo, sa perfettamente che anche l'ordine dei calciatori in barriera è fondamentale. Generalmente i più alti sono il secondo e il terzo uomo, perché la palla generalmente passa tra il secondo e il terzo uomo della barriera. In questo caso c'era un giocatore che usciva e c'era l'intera barriera che si spostava, essendo un tocco e tiro, verso il battitore. Sono piccoli dettagli, ma sono dettagli che poi soprattutto a questi livelli fanno la differenza. Se mi dite, mi fido di voi, perché ho molta meno esperienza in termini di ritiri, che non avete mai visto in precedenza roba del genere, credo sia proprio perché quest'anno rispetto al passato siamo molto ma molto più vicini all'inizio del campionato. Sì, è corretto, probabilmente è così. Come diceva anche prima Claudio, Spalletti veramente guardia ai dettagli, non è solo un modo di dire. Quando si dice che un allenatore è attento ai dettagli, veramente si lavora su ogni minimo particolare. Nel frattempo c'è stato un cambio, quindi la squadra che prima era in palestra adesso si allena sui calci piazzati, e i calciatori che prima erano in campo adesso si dirigono in palestra. Sono in campo Rachmani, Mario Ruiz, Zerbin, Zielinski, Lozano, Di Lorenzo, Anghissa, Juan Jesus, Lobotka e Petagna. Vanno negli spogliatoi Politano, Falbiana, Elmas, Osimhen, Ambrosino, Ostigard, Kim, Costanzo, Gaetano ed Olivera. Di queste prime due amichevoli, cosa ti ha convinto di più e cosa ti ha convinto di meno, Gianluca? Abbiamo detto prima, Kvaratskhelia sicuramente sugli scudi. Non mi ha affatto dispiaciuto Kim in occasione della partita con il Mallorca. Mi piace l'idea di un centrocampo con così tanta qualità come quello che abbiamo visto appunto nella prima frazione contro gli spagnoli. Se c'è qualcosa che non ha funzionato, logicamente la condizione, ma non potrebbe essere altrimenti, perché nel secondo tempo in entrambe le partite il Napoli ha accusato secondo me un calo anche dal punto di vista dell'intensità, del ritmo e quindi appunto
della condizione atletica e poi magari qualche passaggio a vuoto, ovviamente di Meret, perché mi sembra abbastanza chiaro, e in generale comunque della difesa, perché non sei riuscito in queste prime due amichevoli internazionali a tenere la porta inviolata. Credo ci sia tempo e modo per lavorare su determinati meccanismi per farlo inserire ancora meglio Kim. Non mi è dispiaciuto Østergaard al netto di un errore in compartecipazione con Meret che ha portato poi al pari momentaneo di Balotelli in occasione del match con la Dana. Credo che ci siano più segnali positivi che segnali negativi. Ovviamente devi aspettare il campionato per capire il livello del Napoli, perché il livello del Napoli va poi parametrato con quello delle avversarie, e molte avversarie si sono certamente rinforzate in questo calciomercato. Lorenzo, un'ultima curiosità per Gianluca? Guarda, vabbè, ma poi dire anche no, ma perché non se ne va? Cioè, mi sembrerebbe del tutto legittimo. No, ma da magari possiamo girarti una domanda che ci arriva dalla chat. Anzi, ti voglio chiedere, visto che lo chiedono in molti, virando un attimo sul calciomercato, ti chiedo: secondo te Raspadori li vale i 30 milioni che chiede il Sassuolo? Assolutamente sì, perché Raspadori è un calciatore in stile Napoli, cioè i 30 milioni che tu dai oggi al Sassuolo per Raspadori facilmente, fisiologicamente quasi nei prossimi anni diventano molti di più, e Napoli avrebbe la possibilità, so che ai tifosi non piace neanche sentirlo, ma di rivenderlo a cifre più alte rispetto a quelle alle quali avrebbe acquistato Raspadori qualora appunto raggiungesse l'intesa con il Sassuolo. È proprio il classico investimento quasi sicuro, perché parliamo di un ragazzo 2000, tra i più intriganti del panorama calcistico italiano, che sta cominciando a fare anche esperienza internazionale con la maglia della nazionale, che si può proporre secondo me bene anche a certi livelli in Champions League. Poi fermo restando che parliamo sempre di un giocatore appunto di 22 anni che ancora non ha masticato il grande calcio europeo a livello di club, e che certamente magari in determinati contesti, come del resto tutto il Napoli, poi fa fatica a misurarsi. Però è il classico investimento, ripeto, in modalità Napoli, che può diventare molto ma molto redditizio, e in termini tecnici e in termini economici. Grazie Gianluca Monti della Gazzetta dello Sport. A voi un abbraccio. Vuoi fare ancora parte della nostra famiglia? Con grande piacere. Mi sento un cugino, diceva Novellino. Va benissimo, grazie a Gianluca Monti, e abbiamo subito attivo il collegamento con Marco Lombardi. Marco, ci sì, senti? ci siamo. Io vi sento, Claudio, voi mi sentite? Allora, Marco, spero che mi sentiate anche forte e chiaro. Sì, sì, ti sentiamo bene, e nel frattempo che continua l'esercitazione sui calci piazzati, chiaramente ti diamo la linea e facci sapere un po' quello che è l'impressione che hanno i tifosi di questa seduta di allenamento. Vai Marco. Assolutamente sì, mentre si continua a svolgersi questa seduta di allenamento con gli schemi dai calci piazzati, siamo nel settore distinti come nel collegamento precedente, siamo con dei tifosi da Napoli. Innanzitutto, come ti chiami? Pasquale. Pasquale, oggi primo giorno per te, anche con anche il tuo amico che può avvicinarsi e può andare alle spalle appunto di Pasquale. E primo giorno qui a Castel di Sangro, quali sono le prime impressioni a livello di altri tifosi presenti, calore ed entusiasmo? Allora, c'è molto entusiasmo. Sinceramente pensavo che non ci fosse, invece diciamo i tifosi del Napoli sono come sempre molto molto calorosi e stanno supportando insomma l'allenamento mattutino del Napoli, e niente, oggi è il primo giorno e domani resteremo qui per vedere la partita del Napoli contro il Girone. Esatto, mi dicevi prima che domani dovreste rimanere qui per assistere alla gara contro il Girone, ricordiamo le ore 18:30 qui allo stadio Patini. Il prezzo dei biglietti vi ha un po' sorpreso per le cifre, dato che appunto voi li acquisterete, a quanto mi stai dicendo, non siete neanche pochi, quindi come l'avete presa questa situazione? Ma sinceramente ci aspettavamo qualcosina in meno sul prezzo dei biglietti, anche perché qua allo stadio sembra che le curve insomma siano chiuse e potrebbe essere utilizzate come settore dei distinti, quindi il costo della curva potrebbe essere lo stesso del distinto. Sì, in effetti il fatto che la curva costi uguale al settore distinti non ha molto senso, quindi no. Sì, effettivamente questa è una cosa stranissima che insomma mi ha colpito, anche perché se inquadri insomma i distinti sono pienissimi mentre le curve continuano ad essere chiuse, insomma questa non riesco a capire insomma. E invece per quanto riguarda il calciomercato, Meret
sembra che stia per dire addio. Non so se avete avuto modo di vedere gli highlights o comunque la partita contro il Mallorca. Un altro errore di Meret sul gol degli spagnoli. È giusto che l'avventura di Alex termini qui con l'arrivo di Kepa? Allora, io penso proprio di sì a questo punto, anche perché non c'è più il giocatore, insomma, non è più concentrato come una volta. Insomma, i soliti errori che se vengono fatti praticamente in allenamento, in amichevoli, figuriamoci, diciamo, le partite più importanti, insomma. E quindi secondo me è giusto che vada via e arrivi un nuovo portiere, insomma. Mentre una mosca ci sta letteralmente assalendo. E a proposito di nuovi arrivi, avete avuto modo almeno da casa di vedere, anche adesso ovviamente, di vedere Kim Østigard e Matias Oliveira, i nuovi difensori, anche Kvicha Kvaratskhelia. Chi di questi ti ha colpito di più? E magari su Kim, un approfondimento su Kim, deve sostituire Koulibaly, che non è una cosa da poco. Insomma, Kim è molto alto, quindi lo vedo, non so, spero che sia abbastanza pure veloce come era Koulibaly. Østigard l'ho visto molto bene, ha fatto dei bellissimi interventi in difesa, e Oliveira è molto veloce anche nelle ripartenze. Insomma, per me sono buoni acquisti, ecco, buoni, ma secondo me, diciamo, non vanno, secondo me, a coprire quello che era la potenza fisica e la velocità di Koulibaly. E invece Raspadori può andare a sostituire, a coprire la tecnica e i gol di Dries Mertens, che fra virgolette purtroppo non farà più parte del Napoli, anche perché almeno oggettivamente e onestamente sarebbe stato bello un addio diverso per Dries, che invece è stato trattato come l'ultimo degli arrivati. Allora, su Mertens penso che i tifosi ne abbiano parlato già tanto. Insomma, secondo me è stato un gravissimo errore della società averlo mandato via. Per quanto riguarda la Spadura, la notizia è che la Juve si è inserita, quindi non lo so se poi effettivamente potrebbe arrivare o meno a Napoli. Comunque io lo vedrei buono, anche perché, insomma, è un giovane di nazionalità italiana, insomma, che potrebbe comunque fare la differenza qua a Napoli. Ringrazio Pasquale, mi sento un po' Spalletti perché chiedo il cambio prima con il nostro amico e poi con i bimbi, anche perché il nostro collegamento può durare anche ancora. Quindi prendi proprio il posto esatto di Pasquale, scendi qualche gradino in più, così inquadriamo anche il campo. Innanzitutto, come ti chiami? Gennaro. Anche tu da Napoli, no? No, noi veniamo da Carinola, provincia di Caserta. Ah, ok, sì, lo conosco il paese. E siete qui a Castelsanco anche voi per una 2 giorni veloce, giusto? Sì, sì, sì. Io vorrei fare un appunto tecnico, diciamo. Assolutamente sì. Allora, sono convinto che quest'anno il Napoli farà un ottimo campionato, perché è una squadra molto spregiudicata e quindi non ha tutto il peso dei giocatori che ci stavano prima d'esperienza, tipo Koulibaly, Insigne, Mertens, Ospina. Quindi la vedo una squadra molto, molto tosta e aggressiva. Sono convinto che farà un bellissimo campionato e ci porterà ai tempi di Sarri, che secondo me ci divertiremo un sacco. Quindi questa rivoluzione sul calciomercato può essere una sorta di dose di entusiasmo e di nuova linfa? Sì, perché avranno molto più spazio Lonzano, Jonas, diciamo Politano. A me dopo mi piacciono un calciatore, diciamo, che potrebbe aiutare molto Di Lorenzo a sostituirlo. Mi piace molto Singo del Torino e Beto dell'Udinese per l'attacco. Proprio a proposito dell'attacco, quindi Petagna, anche lui sembra destinato ad andare al Monza, quindi a dire addio al Napoli dopo 3 stagioni. Fa il nome di Beto, che tra l'altro era stato accostato al Napoli. Si parla sempre di Simeone. Ritieni quindi che sia necessario un nuovo vice Osimhen alla fine? Sì, a me mi piacciono più, diciamo, gli attaccanti di peso, diciamo, tipo Simeone, Raspadori, De Flom. Non mi piacciono tanto, mi piacciono comunque pure un attacco pesante, diciamo, si suol dire. Ringraziamo il nostro amico, adesso è il turno dei piccoli, che se vengono qui proprio dove erano loro, scendete giù i gradini e chiediamo anche a loro quali sono le loro idee sul Napoli. Innanzitutto, come vi chiamate? Antimo. Raffaele. Antonio. Quanti anni avete? 11. 9. 8. Una scaletta al contrario, abbiamo fatto 11, 9, 8. E parto da te: chi è il tuo giocatore del Napoli preferito e se hai un idolo in questa squadra? Allora, mi piace molto Osimhen, è un idolo
Mertens, anche se se n'è andato. Il mio idolo è il mio giocatore preferito è Osimhen, però il mio idolo era Maradona. Bravissimo, il piccolo che già ha capito tutto della vita. Il mio giocatore preferito è Kvaratskhelia. Il nuovo arrivato, quindi già subito ti ha colpito. E invece appunto su Mertens ti sei dispiaciuto, no? Vi siete dispiaciuti per il suo addio? Sì, molto. Sì. Anche siete molto tristi anche adesso, però potete anche sorridere. E comunque allora un Forza Napoli finale per salutare tutti gli amici di Calcio Napoli 24 che vi stanno seguendo in diretta in questo momento dallo stadio Patini. Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Grandi, grazie ai nostri piccoli tifosi, anche i genitori da Napoli e da Carinola. E Claudio e Lorenzo, io direi che vi restituisco la linea in attesa di nuovi sviluppi qui dai distinti. Ah, dicono che il regalo per il compleanno di Antimo, quindi domani auguri. Grazie. Auguri a Antimo, questa anche questa carrambata a Calcio 24. Claudio e Lorenzo, vi restituire la linea, vi lascio alle immagini qui dalla tribuna dei distinti. Grazie Marco, nel frattempo magari trova qualche spunto chiaramente poi da mostrare oggi su Calcio Napoli 24. Già fatto, dato già che fatto. Avremo una diretta alle 17:30 senza allora sicuramente non vediamo l'ora. Grazie Marco Lombardi. Grazie a voi. E allora possiamo tornare in diretta, caro Lorenzo Suregnello, perché qui c'è Kvaratskhelia, è tornato negli spogliatoi. Sì, ha anche salutato i tifosi, non si allenerà a questo punto questa mattina e quindi magari possiamo temere qualcosa per quella fasciatura alla gamba sinistra. Speriamo non sia nulla di grave, forse solo un affaticamento dopo le amichevoli degli ultimi giorni. Aspettiamo anche comunicazioni ufficiali da parte del Napoli, che solitamente aggiorna su questo tipo di infortuni. Speriamo veramente non sia nulla di grave. È stato per un po' in panchina, si è goduto l'allenamento dei compagni e poi è rientrato negli spogliatoi. Nessuno sforzo per il georgiano, chiaramente vedete anche le foto su calcionapoli24.it, ce lo raccontava anche Gianluca Camonti, la Gazzetta dello Sport. Tanti contrasti durante il match contro il Mallorca, un Mallorca che poi si è giocato la partita quasi al massimo dell'agonismo, come se fosse una partita ufficiale e non un match amichevole. Ricordiamo, cari amici di Calcio Napoli 24 TV, in diretta su canale 79 del Digitale Terrestre su YouTube, vi invitiamo ad iscrivervi, ad azionare le notifiche, a mettere anche un like alla nostra diretta, che il Napoli domani sera scenderà in campo alle 18:30 per la terza amichevole contro gli spagnoli del girone che arriveranno stasera qui nell'Alto Sangro. Nel frattempo Adam Unas si siede in panchina, entrato soltanto adesso dagli spogliatoi. Diciamo domani appuntamento alle 17:30 con una lunga maratona di Calcio Napoli 24 TV con il prepartita all'esterno dello stadio Patini e la live reaction dai nostri studi con relativo post partita. Magari potremmo vedere anche queste esercitazioni sulle linee difensive per i calci di punizione. Sì, sicuramente li vedremo domani, li vedremo probabilmente anche nel corso del campionato. Questi allenamenti d'altronde servono proprio a questo. E anche oggi pomeriggio chiaramente saremo in live, ce la chiedevano prima in diretta, non potremo mostrare le immagini dell'allenamento, ma ve lo racconteremo in presa diretta qui dalla tribuna stampa, chiaramente potete seguirci. No, doveva essere a porte aperte il Napoli. Ieri Lorenzo ha comunicato, e lo diciamo anche a tutti quanti voi che magari avete in programma di venire oggi a Castel di Sangro, doveva essere la doppia seduta a porte aperte. Invece con l'allenamento di ieri e congiunto con il Castel di Sangro, l'8-0 che vi abbiamo raccontato, il Napoli oggi alle 17:30 si allenerà a porte chiuse. Ok, come non detto allora. Come non detto, potrebbero esserci delle novità già stasera per far avvicinare i calciatori ai tifosi, però non abbiamo ancora nulla di ufficiale. Già, perché ormai è da giorni che si aspetta che qualche calciatore del Napoli si faccia vedere in piazza, dove c'è lo stand della radio ufficiale. Ieri sera dovevano essere presenti in piazza, l'altro ieri sera dovevano essere presenti. Alla fine il Napoli non ha concesso la presenza dei calciatori, però c'è speranza, c'è ottimismo per questa sera. Se accadrà, chiaramente ve lo racconteremo in diretta. Speriamo che ci sia magari qualche pezzo grosso della squadra. Lo speriamo assolutamente, anche perché quando
è arrivato Mario Rui per un'intervista con la radio ufficiale, si è fermato a firmare autografi, a scattare fotografie per circa 20 minuti con un centinaio di tifosi che peraltro sotto il sole, perché erano le due, si erano assiepati a Piazza Plebiscito qui a Castel di Sangro. Insomma, la speranza che magari anche stasera possa esserci un riavvicinamento tra squadra e tifosi. E poi diciamo la verità, ce lo aspettiamo noi, se lo aspettano i tifosi, ma se lo aspettano anche i commercianti di Castel di Sangro, che attendono di vedere finalmente la piazza gremita grazie ai calciatori del Napoli, cosa che non è ancora successa fino ad ora. Assolutamente no, meno presenze di quanto si aspettasse proprio anche la stessa amministrazione comunale. Magari oggi pomeriggio, se avremo la fortuna di ospitare il sindaco Angelo Caruso ai nostri microfoni, chiaramente ci farebbe molto piacere, ci farà molto piacere fare un punto della situazione dopo 11 giorni di ritiro. Vi ricordiamo, cari amici di Calcio Napoli 24, che qui c'è Kvaratskhelia, non sta prendendo parte all'allenamento e ha una vistosa fasciatura alla gamba sinistra, probabilmente i postumi dei tanti contrasti dei calciatori del Mallorca. Nessun rischio per il georgiano, non prende parte all'allenamento nemmeno Adam Unas, che non rientra comunque nei piani della società e già ieri comunque ha preso parte con una doppietta all'amichevole contro il Castel di Sangro, e tutto il resto dei calciatori sono in campo. Insomma, da capire un po' gli sviluppi. C'è un'esercitazione che ormai va avanti da quasi un'ora, si sono divisi i calciatori in due gruppi da 10 con Alex Meret in porta, esercitazioni sulle linee difensive, sui movimenti difensivi dei calci di punizione. In questo momento sono in campo, li vedete inquadrati dal nostro Danilo D'Angelo: Rachmani, Mario Rui, Zerbin, Zielinski, Lozano, Di Lorenzo, Anguissa, Juan Jesus, Lobotka e Petagna. Prima sono stati coinvolti Politano, Fabian, Elmas, Osimhen, Ambrosino, Ostigard, Kim, Costanzo, Gaetano ed Olivera. Tra le cose più curiose, Lorenzo, lo sfortunato autogol di Minja e Kim, che peraltro vedete proprio in primo piano su Calcio Napoli 24 come foto dell'articolo, semplicemente impattato male il pallone che poi è finito alle spalle di Meretto. Sì, sfortunato, speriamo che la stessa sfortuna non lo segua anche in campionato, perché sappiamo che la piazza napoletana non perdona facilmente questo tipo di errori. Kim chiaramente dovrà ambientarsi, dovrà capire bene gli schemi tattici della difesa di Spalletti. Questi sono errori chiaramente di concentrazione, di sfortuna, siamo solo in un allenamento e speriamo che non rivedere più errori del genere. Il Napoli peraltro, quando viene battuta la punizione, in questo momento lo state guardando, ve lo stiamo facendo vedere in diretta, e Alex Meret recupera chiaramente il pallone, si prova subito l'uscita con il pallone che Meret dà ai calciatori, quantomeno per rendere quanto più rapidi i tempi dell'azione offensiva. Sì, l'impressione è che l'allenamento poi verta quasi su questo, no? Perché a calciare le punizioni, lo dicevamo prima, ci sono i portieri, i difensori, gli attaccanti sono al centro dell'area, c'è una marcatura a zona, ma poi Spalletti preme soprattutto sull'uscita a palla al piede, si abbozza una sorta di contropiede, chiaramente ci si ferma prima del centrocampo, l'obiettivo non è tanto andare nella porta avversaria, ma velocizzare il più possibile la manovra di uscita, palla al piede della difesa. E sappiamo che nel calcio moderno, nel calcio di Spalletti, uscire palla al piede è fondamentale. Spalletti vuole che la squadra giochi con i piedi, vuole che il portiere e i difensori giochino tanto con i piedi, e quindi questo allenamento serve a questo, e questa mattina a Castel di Sangro ci si allena solo su questo in pratica. Eh sì, perché la seduta è iniziata alle ore 10:15 con l'entrata in campo dei calciatori, dopo i portieri c'è stato un torello dalle 10:20, poi dalle 10:36, veramente da un'ora, è iniziata l'esercitazione sui calci piazzati con i due gruppi da 10 calciatori che vengono impegnati nella risposta difensiva alle punizioni o comunque dai palloni gettati in aria dai tre portieri azzurri. In questo momento sono due, sono Hubert Idasiak e Davide Marfella. In questo momento credo siamo arrivati
alle punizioni vere e proprie. Sì, ci si ritorna ad allenare sulla barriera difensiva. Anche questo lo raccontavamo prima, chiaramente adesso in campo c'è un altro gruppo di calciatori e Spalletti e i suoi collaboratori danno indicazioni proprio alla barriera, quindi si provano i vari calci di punizione da varie zone del campo e la barriera è chiamata innanzitutto a saltare, ma c'è anche l'uomo che deve uscire sulle punizioni di seconda e Spalletti è molto attento ai dettagli perché, lo abbiamo già detto, non si vedono molto spesso allenamenti del genere. Saltare in barriera sembra quasi una cosa scontata, non sembra apparentemente ci sia bisogno di un allenamento, ma se i collaboratori di Spalletti dedicano tanta attenzione a posizionare i calciatori in barriera, li vediamo proprio toccarli, spostarli, fargli vedere come si salta, è chiaro che lo staff dà molta importanza a questo tipo di situazione. Eh sì, perché in questo momento abbiamo visto proprio Daniele Baldini sistemare giocatore per giocatore il posizionamento. Vediamo Anguissa, che è il primo della barriera, con Alex Meret, chiaramente chiama il posizionamento giusto. Abbiamo una barriera di 4 uomini. Abbiamo Lobotka pronto a uscire sul tiratore delle punizioni. 4 uomini alla sinistra di Lobotka e uno solo chiaramente alla destra della barriera, in modo tale da evitare, sai, quando c'è uno schema, la possibilità di trovare un uomo libero. Dovrebbe essere il Ciuchi Lozano con i pantaloncini tirati sopra. Non c'è il serpente, come si chiama, il verme, come il, si chiama in questi casi? Il coccodrillo. A volte è una cosa brutta proprio, sì, da vedere, brutta, esteticamente utile quanto volete voi. Ma sempre più utilizzata, quest'anno in Serie A l'abbiamo visto fare a molte squadre, il classico calciatore che si stende a terra per evitare di prendere gol sotto la barriera, per, diciamo così, neutralizzare i calci di punizione raso terra. Non lo sta provando il Napoli in allenamento, ma sicuramente lo vedremo fare ancora in Serie A quest'anno. Vediamo proprio l'esercitazione sul calcio di punizione di seconda, come dicevi giustamente bene tu, Lorenzo, con Lobotka che va a disturbare il battitore della punizione in questo momento. Sono le 11.32, supponiamo che al termine di questa esercitazione possa anche arrivare magari il fischio finale a questa seduta di allenamento. Vedremo se ci sarà la possibilità di vedere, non so, dei calci di rigore o delle punizioni come avevo visto nei giorni scorsi. Nel frattempo in palestra vediamo da qui in lontananza i calciatori chiaramente fare lavoro fisico. La palestra è 200 metri quadri, ci raccontavano i ben informati. Sì, molto meglio organizzata di quella di Di Maro. Sicuramente. Sì, perché quella di Di Maro poi era una palestra organizzata a bordo campo, diciamo, chiaramente con i teloni e gli strumenti. E qui Castel di Sangro, chiaramente poi, che è anche sede dei ritiri delle nazionali femminili, delle nazionali giovanili dell'Italia, chiaramente c'è non più organizzazione, però c'è più abitudine chiaramente ad un calcio di un certo livello, senza nulla togliere a Di Maro Folgarida, che ospita il Napoli da 12 anni. C'è anche Cristiano Giunto di qui a bordo campo, forse aveva le AirPods, chissà se abbia, forse è in contatto con il Chelsea. Ormai da giorni sui giornali si ripete che Giunto è in contatto costante con i dirigenti dei Blues. La trattativa con Kepa va avanti e chissà che Giunto non se ne stia occupando anche questa mattina. Chissà se avremo delle novità già nei prossimi minuti. E per quanto riguarda invece la nostra diretta di YouTube, mentre Luciano Spalletti dà alcune indicazioni agli uomini, cosa ci raccontano i nostri tanti telespettatori, che chiaramente ringraziamo per la fiducia, per seguirci chiaramente allenamento dopo allenamento. Si continua a parlare di calciomercato, Claudio. I tifosi chiaramente in questo periodo pensano soprattutto al mercato, si parla tanto di Kepa, c'è chi è più ottimista sulle qualità del portiere, e intanto arrivano altri tifosi. No, i calciatori stanno avvicinando andiamo a zoomare, caro Danilo, perché chiaramente poi con Marco Lombardi vedremo altre immagini, però è bello vedere come si avvicinano i calciatori azzurri e comincia ad arrivare di tutto dagli spalti. Perché? Perché chiaramente l'opportunità di firmare autografi, di scattare fotografie con il plexiglass dietro
chiaramente è l'occasione di avvicinare proprio Beniamini. Io spero lo facciano anche gli altri azzurri che in questo momento sono in palestra, perché l'affetto che potete vedere sta arrivando davvero di tutto. È saltato qualunque tipo di contenimento da parte degli Stewart, impossibile veramente fermarli tutti. Ci sono centinaia di tifosi ammassati alle balaustre, lanciano magliette, lanciano palloni, lanciano fogli di carta, il tutto per guadagnare un autografo dei calciatori. E diciamo che i calciatori si stanno anche mettendo a disposizione con i tifosi. A niente è valsa l'indicazione degli steward, che nei giorni scorsi hanno vietato ai tifosi di avvicinarsi, forse anche complice la presenza di una frangia, diciamo, della tifoseria organizzata. Questa volta i tifosi con decisione si sono presi, diciamo, il loro saluto ai tifosi, ai calciatori. Arrivano magliette, sciarpe. Quando ci sono stato io nei distinti all'inizio di tiro, arrivarono addirittura le cover dei cellulari. Ma purtroppo, se devo muovere una critica, non essendo disordinato comunque questa sessione di autografi, è capitato che alcuni tifosi avessero lanciato magliette o altri oggetti, e chiaramente i calciatori che vengono subissati e aiutati poi dai membri dello staff non sanno di chi sia quella maglietta, ed è capitato purtroppo che alcuni non abbiano ricevuto più la maglietta autografata e l'abbiano persa, ed è qualcosa chiaramente il Napoli con l'organizzazione del ritiro di Castelsanco dovrebbe migliorare per evitare il dispiacere magari anche dei piccoli tifosi. Eh sì, il rischio è che magari un bambino lanci la maglietta, non solo non riesce ad avere l'autografo, ma perde anche la maglietta, o magari viene rilanciata la stessa maglia a qualcun altro con l'autografo magari, e quindi ci sarebbe bisogno sicuramente di più organizzazione. A Di Maro li abbiamo visti passare uno ad uno, era chiaramente più semplice in quel caso, qui ci sono molti più tifosi, però i giocatori in questo caso sono sempre molto disponibili. Tanto Politano ritorna negli spogliatoi. Matteo Politano rientra negli spogliatoi, sì, e se non sbaglio credo che verso la destra è volata una maglietta rossa, ma credo ci sia addirittura una bandiera del Messico. Se vedi dove c'è la porta proprio d'ingresso sul campo, dovrebbe esserci quella che credo sia una bandiera del Messico. Poi magari con il nostro Marco Lombardi, che tra poco girerà un video di queste interviste, ne potremo capire di più. Tanto c'è anche Spalletti a fare autografi, c'è Mario Rui. C'è anche uno striscione, Mario Rui, ci dai la maglia. La maglia. E non è semplice neanche restituire le maglie, abbiamo visto un lancio di Spalletti al vuoto, la balaustra è alta, la maglia chiaramente è molto leggera, quindi bisogna fare qualche tentativo in più per restituire le maglie ai tifosi. Chiedo al nostro Rosario Maggio, sulla destra c'è la bandiera del Messico, e vediamo se il giocatore proprio lì in fondo sia proprio Irving Lozano, che era coinvolto, è stato tra i primi ad arrivare sotto il settore occupato dai tifosi. Chiaramente firmare la bandiera da parte di un calciatore che poi è seguitissimo all'estero, seguitissimo in Messico, potrebbe essere un bel gesto. Vediamo se ci arriva anche Victorio Osimhen, perché se ci arriva Osimhen i tifosi non escono più dal campo, lo dico da adesso. Eh sì, nei giorni scorsi abbiamo visto anche tifosi macedoni, coreani, tutti giunti qui per salutare i propri beniamini. Ora non credo che questi tifosi siano giunti dal Messico, ma forse sono dei fan accaniti di Lozano e hanno deciso di portare una bandiera per farsi notare. Fabiani è rientrato negli spogliatoi, rientrano anche Marfella e Idasiak. E vediamo proprio sulla destra la bandiera del Messico, se riusciamo a capire chi sia il giocatore in questo momento inquadrato. C'è una donna con la bandiera del Messico. Vediamo in basso, si avvicina Leo Ostigard, proprio alla nostra destra. C'è un giocatore alla nostra destra che chiedo al Rosario Maggio di inquadrare. Alla destra di Ostigard ce n'è un... Non è Irving Lozano, perché avrebbe già firmato la bandiera, bensì è Elmas, forse? Dovrebbe essere, oppure forse Min Jae Kim. Oh, sì.
Il taglio di capelli è quello lì, sì, è proprio, la corporatura. È proprio Kim. Sì. I primi autografi anche per il nuovo difensore del Napoli, ce lo conferma anche Emanuele Bernardo in cabina di regia. Possiamo fare una carrellata proprio, caro Rosario Maggio, operatore di ripresa, su tutti i calciatori che stanno firmando autografi, chiaramente, perché sono davvero tanti, perché abbiamo Kim, lo state vedendo inquadrato in questo momento. Poi Rosario, manteniamo l'immagine sempre un po' più zoomata, facciamo una carrellata proprio su tutti, sulla lunga linea di tifosi, lunga quanto l'intera lunghezza del campo, perché abbiamo Kim, poi c'è Leo Østigard. Possiamo anche zoomare un po' di più, caro Rosario, per capire poi quanti siano proprio i tifosi assiepati. Abbiamo Luciano Spalletti, abbiamo Mario Rui e credo sia lui proprio Elif Elmas. Abbiamo Elif Elmas con Mario Rui e Nelmas, no è Ambrosini, no, Zanoli o Ambrosini, il taglio è molto simile. Qui abbiamo Elif Elmas con Juan Jesus. Credo ci sia anche Meret. Sì, c'è Alex Meret. Poi abbiamo sulla sinistra un altro gruppo di giocatori. Nel frattempo rientra in spogliato Elif Elmas, dove ha firmato tanti, tanti autografi. Vediamo questi due inquadrati, sono Alessandro Zanoli e credo fosse proprio il Ciucchi Lozano. Beh, qualcuno dica a Lozano che c'è una bandiera messicana. Può essere anche una mossa di comunicazione, chiaramente di impatto sui social. Potrebbe essere molto molto utile. Intanto vanno via anche Juan Jesus, Zanoli e Unas. Dopo le firme anche Mario Rui si appresta a raggiungere gli spogliatoi. Mario Rui anche si dirige verso gli spogliatoi. È rimasto in questo momento Luciano Spalletti, che si ferma sempre qualche minuto in più. E noi magari andremo live per altri 5-6 minuti in attesa di capire, uno, se il Ciucchi Lozano riuscirà a firmare con la bandiera del Messico, e chiaramente per gli altri azzurri. Kim, che sembra non voler dire di no a nessuno, almeno 4 maglie che sta firmando. Ma secondo te, Kim, io praticamente curiosità personale, l'autografo di Kim è in coreano? O in carattere latini? Bella domanda. Deve essere molto sincero, magari con Marco Lombardi. Chiederemo a Marco, sì. Andiamo anche Vittorio Osimhen, andiamo con Rosario Maggio, proprio qui sotto. Ha passato Vittorio Osimhen, però non si ferma a firmare autografi perché si dirige verso gli spogliatoi. E allora possiamo tornare su... Ci sono quattro azzurri a firmare autografi. Perché abbiamo, caro Rosario, possiamo andare ancora sui tifosi. Il primo da sinistra, andiamo a vedere chi è a firmare autografi in questo momento, perché abbiamo chiaramente, possiamo andare a vedere le immagini con gli azzurri impegnati, abbiamo Luciano Spalletti, Minje Kim, abbiamo Irving Lozano, abbiamo, se non sbaglio, anche abbiamo Zielinski, dovrebbe essere, sì, per Zielinski con Rachmani, c'è anche Lobotka. Cosa, uno butta la maglietta, trova tutte le firme, chiaramente, dei calciatori. I fusti sono veramente ammassati l'uno sopra l'altro. Immagino il caldo. Sì, qualcuno ha già tolto la maglietta. Sarebbe bello, sai, trovare alcuni tifosi che si fanno autografare il corpo e poi trasformano l'autografo in tatuaggio. L'ho visto qualche giorno fa, se non sbaglio, con Jurgen Klopp, l'allenatore del Liverpool, e chissà che in un futuro non possa toccare anche ad alcuni azzurri. Nel frattempo Zielinski e Lobotka rientrano verso gli spogliatoi, così come
vediamo anche Rachmani ancora impegnato. Tanto Zielinski si becca un gavettone da Baldari. Dall'ufficio stampa del Napoli, Guido Baldari e Piero Zielinski che torna salutando i tifosi. Possiamo da Zielinski e Lobotka passare a Luciano Spalletti, ancora impegnatissimo con tantissimi autografi. È rimasto Zerbin, è rimasto Kim, è rimasto Lozano, che non si è ancora... C'è anche un altro socio, Petagna, mi regali la tua maglia, poi una scritta più piccola. Però bisogna dire a Lozano che c'è una bandiera del Messico. Se qualcuno del Napoli se ne accorge, ripeto, se può uscire qualcosa di molto molto carino. Diciamo che la tifosa con la bandiera messicana farebbe bene magari ad avvicinarsi a Lozano, dal momento che esattamente dall'altra parte del campo forse non si è accorta nemmeno lei che Lozano è lì, anche perché c'è veramente tanta rissa. Nel frattempo davvero tanti gli autografi firmati da Luciano Spalletti, mentre ci abbiamo verso la fine del nostro collegamento. Perché chiaramente tutti questi video noi li stiamo facendo vedere in presa diretta, ma il nostro Marco Lombardi chiaramente era tra di loro, era tra i tifosi per inquadrare tutti gli azzurri che sono arrivati a fare gli autografi. Chiedo al nostro Emanuele Bernardo di mettersi in contatto con noi per capire quando andiamo a terminare la nostra lunga diretta, lanciando proprio i contributi realizzati dal nostro Marco Lombardi, anche perché le sessioni di autografi in questo momento comprendono Kim e credo anche Lozano, mentre gli altri mano a mano stanno tornando negli spogliatoi. Chiedo al nostro Emanuele Bernardo magari di... Kim è veramente instancabile, okay. Lo vediamo lì, ha ancora tantissime maglie, continua a lanciarle e lui non se ne perde nessuna, le raccoglie, le mette sui cartelloni pubblicitari, le appende lì e poi le firma uno ad uno. Ci sono veramente tanti tifosi lì a guardarlo. Dovranno andarselo a riprendere. Ed ecco che le rilancia su, ma puntualmente gliene arrivano tantissime altre. E lui non sembra essersi stancato, anzi sembra divertito. Tanto anche Petagna torna negli spogliatoi. Torna anche il Ciucchi Lozano. Io spero che vi riesca a vedere quella bandiera messicana prima di chiudere la nostra lunga diretta. Lo spero tanto, proprio per la... Anche per la gioia di quella tifosa che è lì con la bandiera ormai da almeno un quarto d'ora. Però Lozano in questo momento lo vediamo tornare verso gli spogliatoi, magari gliela faranno incontrare dopo, speriamo, mentre rientra anche Luciano Spalletti nello spogliatoio e vediamo se firma anche qualche autografo. Vedremo, è rimasto soltanto Kim comunque. Sì, sessione di autografi conclusa per tutti tranne che per lui, lo stavo dicendo poco fa, non si stanca, anzi sembra molto divertito. E allora con le immagini di Min, Jay e Kim noi chiudiamo questa nostra lunga diretta, questa nostra maratona. Ricordiamo oggi pomeriggio non ci sarà allenamento a porte aperte, sarà seduta a porte chiuse alle ore 17.30, ma noi verso quell'ora saremo in diretta da Piazza Plebiscito di Castel di Sangro per raccontarvi un po' le ultime novità in casa Napoli, chiaramente sottoporci a tutte le vostre domande. Un ringraziamento va a Rosario Maggio, a Danilo D'Angelo, operatori di ripresa, va a Emanuele Bernardo in cabina di regia, Marco Lombardi inviato tra i tifosi a Castel di Sangro, Lorenzo Seragnello, grazie per avermi fatto compagnia. Grazie a te Claudio Russo al mio fianco, grazie mille. Ci ritroveremo anche nei prossimi giorni e noi vi lasciamo con
Le immagini realizzate dal nostro Marco Lombardi pochi minuti fa dal settore dei distinti, in mezzo ai tifosi e tantissimi autografi. Rimanete però sul canale 79 del Digitale Terrestre, perché alle 12 arriva Calcio Napoli 24 Live con Vincenzo Grandino e tutti i suoi ospiti, tanti collegamenti sempre qui da Castel di Sangro. Un saluto da Claudio Russo e vi lasciamo con i tanti autografi di calciatori del Napoli realizzati poco fa da Marco Lombardi. A dopo. Sì, vai di per la foto!
Kim, foto, 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 foto